Urania, notiziario di astronomia e astronautica, a cura dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ben ritrovati da Luca Nobili ed Elena Lazzaretto. Betelgeuse è una delle stelle più famose tra quelle visibili ad occhio nudo e presenta una curiosa caratteristica: si sta restringendo. Secondo ultime osservazioni, dal 1993 ad oggi, la stella avrebbe fatto registrare una diminuzione del 15% delle sue dimensioni. Un fenomeno che suscita l'interesse degli astronomi, sempre più decisi a stabilirne le cause. L'ipotesi più probabile è che il restringimento sia una conseguenza del momento evolutivo che sta attraversando la stella. Betelgeuse è difatti nella fase di gigante rossa, è quindi possibile che stia espellendo il suo gas più esterno, oppure che stia lentamente pulsando, gonfiandosi e sgonfiandosi. C'è però chi sospetta che la soluzione sia più semplice e abbia a che fare con la forma della stella. In base ai risultati di alcune simulazioni al computer, Betelgeuse non avrebbe infatti la classica forma sferica, ma piuttosto quella di una patata. Tutta colpa dei forti cambiamenti di temperature sugli strati più esterni, che provocano rigonfiamenti e avvallamenti. Ruotando su se stessa, potrebbe quindi darci l'impressione di gonfiarsi e sgonfiarsi. Anche se tutta da dimostrare, quest'ultima possibilità suggerisce di aspettare una nuova serie di immagini ad alta risoluzione. Meglio essere certi che la stella si stia veramente restringendo prima di lanciarsi in qualsiasi altra ipotesi. Fra le ipotesi sul futuro del nostro sistema solare, sono sempre le più catastrofiche ad attirare l'attenzione. I risultati di uno studio recente, ad esempio, mostrano che i pianeti potrebbero arrivare a scontrarsi tra loro. È vero che la Terra e gli altri percorrono le proprie orbite con una certa regolarità ormai da milioni di anni, ma questa stabilità non è affatto garantita e l'ingranaggio, in un futuro molto lontano, potrebbe guastarsi. Il fatto è che i pianeti si influenzano gravitazionalmente fra loro, ovvero sentono la presenza l'uno dell'altro. Certo, rispetto all'attrazione gravitazionale esercitata dal Sole su tutto il sistema, quella reciproca fra pianeta e pianeta è ben poca cosa, ma è comunque un effetto che si accumula nel tempo. E se ora è impercettibile, un giorno potrebbe arrivare a provocare sconvolgimenti catastrofici, come lo scontro fra la Terra e Venere o Mercurio, o la disintegrazione di Marte. In ogni caso, secondo le simulazioni al computer, questo è solo uno dei tanti scenari possibili. Nel frattempo possiamo fare tranquillamente affidamento sulla stabilità del nostro sistema. Volete vincere un pezzo di luna? Fra il 20 e il 21 luglio 2009, a seconda del fuso orario, si festeggia il 40° anniversario dello sbarco sulla luna e per l'occasione la rivista americana The New Scientist organizza una competizione che mette in palio proprio un pezzo del nostro satellite naturale. Cosa fare? Scrivere una frase alternativa a quella del grande balzo per l'umanità pronunciata da Armstrong quando calcò il suolo lunare. La frase migliore sarà premiata. Tutte le informazioni su www.newscientist.com. E con questo è tutto. Dalla redazione di Urania, una buona continuazione. Urania vi dà appuntamento alla prossima edizione e vi ricorda che potrete trovare altre notizie visitando il sito www.celoblu.it.